Bene, bene, bene. Qualcuno qui ha fretta. Eseguo gli ordini. Buffo, non mi sembravi proprio il tipo. Non tutti sono obbedienti come te, Gav. Eh? Bella giornata per una bravata, non credete? Siamo tutti qui? In realtà Gav non verrà. Soltanto noi tre, allora. Testa di Drago è il fulcro dell'impero. Sì, oriflamme nel caos, ma non per questo si può varcarne i cancelli con un esercito. Meno siamo, migliori saranno le probabilità di passare. Sì. Se il piano dovesse fallire, beh, abbiamo sempre i nostri Aikon. Io temo di non farcela. Ifrit sembra ancora andare e venire come vuole. In genere la manifestazione viene naturale ai dominanti. Però tu non sei un dominante qualsiasi. Beh, ha pur sempre la benedizione della Fenice, no? Senza contare che ha risucchiato Garuda. E tra l'altro, ve l'ho mai detto che una volta era il miglior scudo di Rosaria? Lui potrebbe aprirci la strada per la capitale, se fosse necessario. Cerchiamo di non scoprirlo. Troviamoci a Piana Nord tra qualche giorno. Se viaggiamo separati, non ci noteranno. Comportatevi bene. Ok, dove dobbiamo andare? Siamo lì, dobbiamo andare qua. Alla perduta. Vediamo cosa succederà. Ho fatto tutte le missioni secondarie nel frattempo. Quelle che c'erano pronte. Quindi ci incontreremo a Piana Nord. Ma troverò Sid e Gir prima che questa dama trovi me. Eh sì. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. La strada è lunga. Anche poteva diventare molto più lunga, ma facendo così ci mettiamo 2 secondi. Beh, 2 secondi no, però ci mettiamo molto meno tempo del solito. Ah, ho fatto anche un livellino. Chi è che mi attacca? Ecco! È finito! Ok. Qualche livello in più non... Qualche punticino in più non dà fastidio. Ho 10 cool. Vabbè, siamo quasi arrivati. Posso rifare tutta la strada? Non aveva senso. Se avevo sbloccato quello, era giusto così. Oh, che bel posticino, però. Eccola. Piana no, i soldati parlavano spesso di un bordello. Ma era a nord del posto di blocco. Spero che la dama abbia amici a sud. Oh signor, beh dai. Questo è nuovo, voglio vedere. Ok. Ci sono le missioni nelle vicinanze, sì. Ma quasi arrivati. Piana Nord. Benvenuto, mio... Vattene, marchiato. Oh, che palle questa cosa. Oh. Ehi, tu! Ti va un goccio dei migliori distillati dell'impero? Ok. Vuoi comprare qualcosa oppure no? È stato sbloccato. Cos'è questa? Che cosa posso fare per te?
Se hai bisogno, sono qui. C'era? Ti auguro una buona giornata. Vediamo cosa succede. Avete un momento? Un momento? Dubito vivamente che tu possa permetterti il mio tempo, marchiato. Errore mio. No, mio. A pensarci bene, non hai quell'odore da marchiato quale sei. I fiori. Otto sa sempre come farmi felice. Più di quanto abbia mai fatto Sid. Tu pensi di potermi fare felice, Clive? Tu sei la dama. Che ne dici se lasciamo questi nomi così impersonali ai clienti che non mi piacciono quanto te? Tu, Clive, puoi chiamarmi Isabella. Otto giura che posso fidarmi di te. Perché posso fidarmi, giusto? Sì, puoi fidarti di me, ma perché dovresti... aiutarti? Perché è quello che facciamo. Tempo fa Sid mi ha aiutato quando nessun altro l'avrebbe fatto. Io non l'ho mai dimenticato. Senza di lui non sarei qui dove sono oggi. E allora mi impegno anch'io a fare lo stesso quando è possibile. Il che ci porta qui. Davanti all'ultimo ostacolo che si frappone tra te e qualunque cosa cerchi nella sacra capitale. Dubito che le guardie lasceranno passare indisturbato un portatore senza padrone, a meno che... A meno che? Beh, a meno che non si presenti con la sua padrona. Sì... sarà un vero successo. Ma mi aspetterò un piccolo favore in cambio. Aspetta, quale? Ha capito tutti, Clive. Non troverai della frutta più fresca. Cosa diavolo fai? No, no, no. Non possiamo far pensare che il mio marchiato sia disobbediente con me. Chi me l'ha fatto? Non era mio padrone, neanche tu. Ma... è vero che non posso nasconderlo. Quando l'hai ottenuto, quel marchio non ha fatto altro che toglierti. Ma oggi, per una volta, ti darà esattamente quello che vuoi. Sta al gioco. Matrona, tornate già al velo? Certo, mio caro. Ci dobbiamo preparare a darvi il benvenuto. E lui chi sarebbe? Oh, la mia nuova scorta. Le strade non sono sicure per una donna con tutti questi realisti. Non sfruttatelo troppo. Beh, veramente questo dipende anche da voi, no? Ci vediamo al tramonto. Ehi, aspetta! Un altro cazzo di marchiato. Fortuna per te che sei con la dama. Sparisci dalla mia vista, feccia! Non è andata così male. Non è andata male. Mi potevano riconoscere. Ma non è successo. E anche in quel caso, comunque non avrebbero fatto nulla. I gentiluomini della guarnigione sono tra i miei migliori clienti. Abbiamo
un compromesso, come tra te e me. Ora, se hai intenzione di seguirmi, parleremo meglio al velo. Sembra che io non abbia molta scelta. No. Purtroppo no. Allora. Un po' come siamo messi. Non è tanto lontano. È da parecchio che non ti vedo al velo. E se qualcuno domandasse di lei, digli che non si sente bene. Matrona, sei incantevole. Anche tu, mia cara. Vuoi che ti faccia preparare un bagno? Non sarà necessario. Clive, mio caro, benvenuto al velo. C'è una luna, quella bella. Non capisco questa cosa. Grazie per avermi accompagnato, mia signora. Sono in debito. Beh, l'idea è sempre stata quella, no? E poi te l'ho detto. Chiamami Isabella. Mi chiedo da dove venga tutta questa tua formalità. Di sicuro non l'hai presa da Sid. Prima dicevi che ti serve un favore. Che cosa vuoi che faccia? Io non voglio far aspettare i miei compagni. Se intendi Sid e la ragazza, non preoccuparti. Devono ancora arrivare al posto di blocco. Già, Otto mi ha chiesto di dare una mano anche a loro. Tornando alla tua domanda, ho bisogno che trovi qualcuno per me. Una delle mie ragazze. Tatiana è sparita da diversi giorni ormai, senza lasciare alcuna spiegazione. E inizio a temere il peggio. Mi sembra che sia tutta la vita che cerco persone. Malgrado non sia molto bravo. So che farai del tuo meglio. Oh, e prendi questo. Ok. Una prova della mia fiducia. Spero che ti aiuterà a tenere lontani gli sguardi indiscreti da quel faccino così attraente che hai. Ora, ho alcuni impegni al boccale di ferro. Se scopri qualcosa, chiedi di me lì. Andiamo a fare questa missione. Quindi... forse dovrei iniziare da qui. Ma ci sono anche missioni secondarie, ma ce ne sono un bel po'. Scusami, dove si trova? Indossi la spilla della dama? Si fida di te? Abbastanza, vuole che cerchi una tua collega. Una donna di nome Tatien. Quindi non è tornata? Oh, se solo l'avessi confortata. L'hai vista prima che sparisse? Il giorno prima. Stava piangendo. Aveva perso il pettine. Un dono della dama. Non era niente di speciale, ma aveva un gran valore per lei. Vedi, Tatien era orfana e vedeva la dama come una madre, come tutte noi. Quindi era sconvolta? Sì, e io non ho fatto niente. Ma forse qualcun altro sì. Tatien non viveva sola. La compagna di stanza saprà qualcosa. È laggiù, vicino allo stagno. Grazie. Questo presentimento che può dirci la sua compagna di stanza. Che finisce male questa storia. Quindi sei tu la nuova scorta di cui parlano tutte? E ti hanno già assegnato un incarico, eh? Poverino. Sarai esatto. Io so che condi per caso... prima che sparisse? Solo che incontra... non ha fatto nulla. Davvero? Uno della guarnigione la seguiva con... stava pensando di... l'uomo della guarnigione. Certo che sì. Mi sei stata di... non deve passarla lì. Un uomo della guarnigione. Sono stato un po' veloce perché mi... sembra che dovrò fare un salto in caserma. C'è un bel po' di missioni secondarie, eh? Da fare. Mi mancavano, devo farle.
però le missioni secondarie me le faccio io, perché sennò si allungherebbe troppo il video. Io non voglio. Ho saputo che hai vinto ai dadi. Cerco un uomo con... Cerchi un uomo? Chiudi quella bocca. Non vedi che... Per quel che so... La dama vi ringrazia. È l'ultimo villaggio sulla via per Oriflam. Devo dire a Isabel dove sono diretto. Sì, quell'idiota era quasi sempre. Clive, dimmi che porti buone notizie. Dipende dai punti di vista. Sì. Oh, Tatiana, avresti potuto dirmelo. Questo Yannick. I soldati con cui ho parlato pensano che si trovi a Moor. A quanto dicono, doveva parlare con un mercante della zona. Ma non spiega la sua assenza prolungata. E sicuramente tu intendi andare a Moor per scoprire la verità. Non è quello che vuoi. Sì, ma ho paura che mandarti laggiù possa fare più male che bene. La gente di Moor è un po' retrograda. Scoprirai che non amano affatto i portatori e non si faranno scrupoli a segnalare uno come te al conestabile. C'è un uomo però a Moor che mi deve un favore. Più di uno, in realtà. Si chiama Bertrand ed è occupato nelle stalle. Digli che ti mando io. Tornerò non appena scopro qualcosa. Benissimo. Ma prima di andare in quel posto... Eccoci qua. Allora, dopo aver fatto due missioni di una tristezza e di una rabbia che non avete idea, andiamo avanti. Ieri mi ha stramazzato un altro marchiato. È ovvio che l'impero non abbia mai mandato qui la mia unità. Se a Moor sono intolleranti, come dice Isabel. Compra, vendi o vattene. Tanti saluti. Non ho così tanto bisogno. Sei Bertrand. Mi manda la dama. Come al solito. Ho sue notizie soltanto quando vuole qualcosa. Beh, sentiamo, che c'è? Una sua cortigiana è scomparsa e io devo trovarla. Un soldato che forse ha delle informazioni dovrebbe essere venuto qui a incontrare un mercante. Molti mercanti diretti alla capitale si fermano qui per vendere merci, ma solo uno di loro è stato visto litigare con un soldato. Si trova ancora qui? Il mercante? Oh, sì. Da quel che ho sentito, ha tenuto testa al soldato finché quello non si è stancato di urlare. Se intendi cercarlo, sii discreto. Qui la gente lo impiccherebbe un marchiato piuttosto che aiutarlo, anche se porta la spilla protettiva della dama. Ho capito. Ma dipende di che marchiato hai, perché se abbiamo Clive potrebbe spingere tutto il villaggio. Non mi aspettavo di vedere altri marchiati così presto. È un disertore. Tu chi sei, un marchiato? Dov'è il tuo padrone? Devo chiamare il conestabile. In realtà vengo da Piana Nord per volere della dama. Avrai sentito di lei? Oh, ma certamente la conosco. Io sono un umile servitore della signora. Che tipo di servigi richiede da me? Dicono che qualche giorno fa tu abbia discusso con un soldato che ha una cicatrice sull'occhio. Sì, esatto. Aveva un pettine che sosteneva essere un cimelio antico. Voleva che glielo scambiassi con uno nuovo. Ma sebbene fosse vecchio, non poteva certo essere un cimelio antico, come gli ho detto più volte. E comunque, lui continuava a insistere nel dire che era un oggetto di grande valore. Protestava contro la mia valutazione. Io però ho tenuto duro. E nonostante le sue spacconate, ha dovuto comprarsi un pettine nuovo. Anche se ne ha scelto uno da poco. E sai dove si è diretto dopo? Normalmente i miei clienti non sono soliti dirmi dove se ne vanno girando. Ma questo in effetti me l'ha detto. E andava in quelle rovine laggiù, stranamente. Grazie mille.
Prego, figurati. Io farei di tutto per la dama, qualsiasi sì. cosa. Ricordati di dirglielo, va bene? Che sono stato disponibile con te. Molto disponibile. Ma senti, la dama ha tutti paura. Qui c'è odore di morte, Torgal. Sì. Lupi. Facciamoli avvicinare al villaggio. Ok. Ho un brutto presentimento. Dannazione. Cadaveri. Un uomo e una donna. Beh, i lupi hanno banchettato. Ma il sangue è secco da tempo. Quindi eccoti qua, Tatien. In tal caso, il cadavere accanto al suo deve essere Yannick. La ragazza che Yannick andava a trovare, lui la chiamava Tatien. Tu mi hai seguito. E perché dovrei? Per caso pensi che avrei fatto bene a farlo? Comunque no. Stavo cercando Yannick. E probabilmente l'ho trovato. Entrambi abbiamo trovato qualcuno. Ah, lui era un tipo geloso. Non sopportava l'idea che la sua donna stesse con altri. Un giorno l'ha vista con un pettine nuovo. Pensava che avesse un altro cavaliere. Ha detto alla guarnigione che l'avrebbe trovato e ucciso. Pensavamo che fossero chiacchiere, ma poi è partito per affari a Mur e non è più tornato. Se intendi questo pettine, era un dono della dama. Se solo Yannick gliel'avesse chiesto, eh? Ora non marcirebbe su una collina. Credo che volesse chiederle qualcos'altro. Le ha rubato il pettine e ne ha comprato un altro. Lui voleva sposarla. Sposarla? La dama gli aspettava. Dove sarebbero andati? Certo, non a Piana Nord. E sappiamo che fine fanno i disertori. Di alla dama che mi dispiace molto. Quando verranno a recuperare Yannick, farò portare il corpo di Tatien al velo. Credi sia saggio? Ah, non insabbieremo la cosa. Speriamo solo che la dama non ci ritenga responsabili. A proposito, ho visto che era a Mur poco fa. Le puoi raccontare? È meglio se lo fai tu. Devo dirlo a Isabel. Forse con il pettine avrà qualcosa per ricordare Tatien. Sarà un messaggio da recapitare. Sei ancora tutto intero. Sarai felice di sapere che i tuoi compagni sono arrivati.
Hanno detto che ti aspettano nella cappella a est di qui. Grazie, ma non c'era bisogno di venire qui a dirmelo. Stavo giusto venendo da te. L'hai trovata, quindi? Sì. Capisco. La mia cara Tatiana. Capita spesso che un cliente si innamori perdutamente di una cortigiana. Specie un cliente giovane e lontano da casa. Ma è raro che queste storie abbiano un lieto fine. Ho trovato questo con Tatiana. Credo che fosse tuo. Grazie per averlo preso. Mi assicurerò che la accompagni sulla pira. Ecco, un'altra storia triste. Devo andare. Prima che tu vada, ho un ultimo regalo per te. Per ringraziarti. Il velo vanta tra i suoi patroni diversi alti ufficiali che vengono dall'esercito imperiale. Secondo uno di questi gentiluomini chiacchieroni, sembra che le legioni si stiano preparando a marciare verso sud. Otto ha detto la stessa cosa. Ma ti ha anche detto che si tratta di tutte le legioni. Non è una scaramuccia. Sembrerebbe che l'imperatore stia per abbandonare la capitale. Ma questo ovviamente non è possibile, giusto? Sta attento. Certo. E grazie ancora. Allora,